Perché premi e punizioni non funzionano? Uno dei comportamenti più naturali di noi genitori è quello legato ai premi e alle punizioni. Come può non funzionare? Ci sembra così logico ed intuitivo. Nostro figlio si comporta bene, non sottrae i giochi ai compagni del parco, fa i compiti, rispetta le regole e noi che facciamo? Lo premiamo, perché così lo spingiamo a ripetere quel comportamento. A volte ci ingegniamo con cartelloni, stelline e faccine sorridenti e appena si raggiunge un obiettivo numerico compriamo regali, organizziamo giornate memorabili, andiamo in edicola a comprare decine di pacchetti di carte impronunciabili. E se invece si comporta male, cerchiamo ciò che lui ama di più e glielo togliamo, quindi niente cartoni animati, addio al cellulare, videogiochi in punizione. Inizialmente pure funziona. Ogni volta che finisci di fare i compiti, bene, andiamo in edicola. 1, 2, 3 giorni e il piccolo effettivamente si impegna, si concentra e fa tutto bene. Poi questa magia si interrompe e dopo un periodo, spesso piuttosto breve, lui ricomincia a fare storie e quando tu gli ricordi dell'edicola, lui ti risponde beatamente: "Beh, non mi interessa". Questi sono i classici momenti in cui lo guardiamo e ci chiediamo come cavolo si faccia a crescere un figlio. In realtà c'è un giusto motivo per cui questo metodo non può funzionare. Conoscerlo ci permette di scegliere con più consapevolezza ed efficacia. La stessa cosa vale per le punizioni. Si comporta male al parco e gli togli i cartoni animati. Il primo giorno si dispera e ti promette che non lo farà mai più, ma pian piano ricomincia a non rispettare le regole condivise. Tu gli togli la TV e lui, anziché dispiacersene, alza le spalle e ti dice: "Non me ne frega niente". Momentanea cessazione del battito cardiaco. E ora che faccio? Se non funzionano neppure i cartoni animati che lui ama tanto, mio figlio è davvero irrecuperabile. Perché premi e punizioni non funzionano? Semplice. I nostri figli non sono cagnolini da addestrare con i biscottini, ma sono creature intelligenti da educare. I premi e le punizioni funzionano all'inizio perché sono una novità, ma passata quella poi perdono qualunque attrattiva. Bisognerebbe aumentare sempre di più la posta in gioco. Chiaro che se in prima elementare gli compri le carte di Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! E altri strani nomi simili a codici fiscali, dovrei arrivare in quinta licea a promettere una Ferrari. Mi pare un investimento un po' eccessivo per le tasche dei più, idem per le punizioni. Inoltre, altra controindicazione da non sottovalutare è che se i bimbi vengono educati in questo modo si trasformano in ricattatori professionisti. Faccio questo solo se poi tu mi compri quello. Terribili creature. Possiedono cervelli straordinari nati per imparare da ogni nostro più piccolo input. Questo tipo di addestramento non funziona perché agisce solo sulla motivazione esterna. Faccio le cose solo se ottengo dall'esterno qualcosa. Ciò che ci trasforma in individui determinati è la motivazione interna. Agire perché è un nostro valore, perché crediamo in ciò che facciamo, perché ne capisco l'importanza al di là degli altri. Chi sono i lavoratori più felici? Quelli che producono solo per lo stipendio di fine mese o quelli che credono in ciò che fanno e lo svolgono come una sorta di missione personale? Chi sono gli studenti più felici? Coloro che aspettano solo il voto, i ragazzi che amano studiare per il gusto della conoscenza? Anche noi adulti siamo più convinti e più felici di fare alcune cose quando crediamo in esse e non solo perché c'è il rischio di una punizione. Sapete perché a me non pesano i limiti di velocità e tendo a rispettarli senza alcuna fatica, a parte qualche involontaria distrazione? Perché io ho davvero paura della velocità e credo fermamente che la moderazione in macchina salvi parecchie vite. Per quanto un guidatore sia esperto, con la velocità perde gran parte del controllo del veicolo. È davvero difficile che io non rispetti i limiti perché la mia è proprio una motivazione interna. Quindi dobbiamo aspettare che i bambini e i ragazzi siano motivati ad agire e noi lì ad aspettare, ad attendere? Assolutamente no. La motivazione interna è il risultato degli stimoli adeguati che noi facciamo vivere loro. Non ci sono punizioni ed offese, ci sono solo logiche e conseguenze fatte nella stima e nella fiducia. Il risultato è incredibile. Per questo ho progettato un percorso frutto di oltre 20 anni di esperienza e di svariate centinaia di storie. Un percorso che ti permette di educare tuo figlio e non di addestrarlo. Un percorso che ti insegna la differenza fra conseguenze e punizioni, fra pretese e insegnamento, fra arrabbiature e fiducia.
un percorso dove non solo c'è lo spazio per approfondire queste conoscenze, ma c'è anche l'accompagnamento quotidiano per affiancarti nelle difficoltà di tutti i giorni, per darti gli strumenti proprio quando ne hai bisogno. Se desideri informazioni, contattami direttamente su Telegram scrivendo a Sabrina Salmaso, tutto attaccato.